Questa mattina, durante il Consiglio provinciale di Taranto, è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2024-2026, fondamentale per affrontare nuove spese in ambito di ambiente, viabilità e patrimonio. Il presidente della provincia, Rinaldo Melucci, ha sottolineato l'importanza di questo passo, evidenziando come il Consiglio abbia dimostrato un forte senso di responsabilità nei confronti della comunità. Beh, dicevo già prima ai colleghi consiglieri, insomma, sono molto contento perché chiudiamo una fase finanziaria prima di approcciare insomma il nuovo anno contabile. Lo facciamo votando all'unanimità, in sostanza in Consiglio Provinciale, un assestamento finanziario e la salvaguardia degli equilibri di bilancio per il 2024 senza sbavature, consapevoli che lì dentro ci sono tutti, desiderata che i consiglieri provinciali, tutte le forze politiche, per quello che è un ente di secondo livello, lo voglio ricordare, portato avanti in questi primi mesi di nuova consigliatura a favore delle nostre comunità, quindi tanti interventi sulla viabilità, sulle scuole, sull'ambiente, che sono le deleghe della provincia e abbiamo come abbiamo già raccontato qualche settimana fa, in maniera razionale e ottimale tutto l'avanzo di bilancio non vincolato che era presente nell'ente, sia per la spesa in conto capitale che per la spesa corrente, con il rinnovo di tanti servizi che si sono dimostrati utili per l'utenza, dalla manutenzione delle scuole alla manutenzione del verde lungo la viabilità provinciale. Insomma, siamo soddisfatti, è un bel momento, l'ente corre, l'ente è in salute e devo dire che con grande senso di responsabilità, grande intelligenza verso le proprie comunità, tutti i consiglieri provinciali stanno facendo la loro parte.